7 vittorie, 2 sole sconfitte per Vuyani Bungu, con 19 successi prima del limite. Peraltro le sconfitte di Bungu sono molto datate. Ad inizio carriera e ai punti. Le solite regole, ma ormai non vale neanche la pena ripeterle. Professionisti entrambi dal 92. No, ha combattuto di più Bungu. E beh, hanno, ci sono 7 anni di differenza, Barry Hearn, mi pare. Uno è nato nel 67 e uno nel 74, fanno 7 anni di differenza. Ma mi devo correggere, Bungu ha iniziato da pro nell'87. Sanctioned by the WBO, President Francisco Barcarcel, Supervisor ringside, Hall of Famer and former heavyweight, light heavyweight champion of the world, Jose Torres, and sanctioned by the British Boxing Board of Control, President Leonard Nimmer Reed, timekeeper for this bout, Ray Rice. The three judges at ringside scoring this contest. Allora, la giuria, Joey Cortez è l'arbitro, Hank Adrianse, olandese, Dave Paris, inglese, José Torres, Porto Rico, sono i giudici. Roberto Torres from Puerto Rico. And when the bell rings, your referee in charge of the action working in the 128th time in a title bout. 128 titoli mondiali all'attivo di Joey Cortez. Non si può dire che gli manchi l'esperienza. Olympia, London, England, for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Per le migliaia di spettatori che sono qui presenti e per i milioni di spettatori che seguono questo incontro in televisione, dice Michael Buffer. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white and weighing in at 8 stone, 13.5 pounds or 125. Mezza libra sotto il limite della categoria Vuyani Bungu. Quindi 230 grammi meno di Nasim Ahmed. And in world title bouts, he is undefeated with 14 victories. From East London, South Africa, ladies and gentlemen, here is the challenger. The former undefeated super bantamweight champion of the world, Vuyani the Beast. Va ricordato che fino a un paio di mesi fa l'avversario di Nasim Ahmed doveva essere l'americano Junior Jones, ma io credo che Nasim Ahmed non gli abbia guadagnato nel cambio d'avversario, perché Junior Jones è stato un buon pugile all'inizio della carriera, ma poi si è molto consumato, ha subito qualche dura sconfitta prima del limite, una contro Kennedy McKinney, che è stato un avversario battuto 2 volte da Vuyani Bungu. Qualche italiano. Allah è grande. La preghiera di Nasim Ahmed. Va ricordato, qualche italiano, qualche telespettatore italiano potrà ricordare Kennedy McKinney, vincitore con un clamoroso KO di Welcome in Sita sul ring di Tortoli in Sardegna, una conclusione spettacolare, uno dei KO più incredibili che ci siano visti. From Sheffield, England. Ebbene, quel Kennedy McKinney è stato battuto 2 volte da Vuyani Bungu. Beh, insomma, amato, presentazione, presentazione adeguata alle caratteristiche di questo pugile. Di due allenatori per Ahmed, Emmanuel Stewart e ha detto, Oscar Suarez. Vedo che i vostri pantaloncini sono un po' troppo alti, ha detto.
C'è Manuel Stewart all'angolo di Nassim Ahmed. E anche Oscar Suarez, questo ha creato molte polemiche. C'era un po' di polemica, sì. Sì. Bene, in diretta dalla Olympia Hall di Londra, il mondiale dei pesi piuma versione WBO. Prince Nassim Ahmed contro Vuyani Bungu. In guardia destra Nassim Ahmed, pantaloncini leopardati. Tocca col sinistro Ahmed. Ahmed ha la tendenza ad abbassarsi molto con le ginocchia e con le gambe. Un atteggiamento che gli è costato un paio di scivoloni in carriera. Un destro al corpo di Ahmed. Grandi doti difensive per Bungu, vedremo se stasera basteranno. Si scompone, perde un attimo l'equilibrio Bungu. Braccia abbassate per Ahmed, com'è nelle sue caratteristiche. Piuttosto abbottonato Bungu, non vuole concedere aperture ai colpi di Ahmed. Un'espressione, una smorfia di disgusto di Ahmed su un colpo abbozzato da Bungu. Comincia la battaglia psicologica. Buon sinistro di Ahmed, ancora il sinistro, il destro di Bungu. Tocca col sinistro Ahmed e la conclusione della prima ripresa, una ripresa che è di Ahmed, ma il colpo più pericoloso lo ha messo a segno Bungu. Preciso, puntuale. Il colpo più significativo lo ha messo a segno Vuyani Bungu. Ovviamente Ahmed ha condotto tutto il round, ha messo a segno il maggior numero di colpi, nessuno peraltro particolarmente pericoloso. È Suarez a parlare ad Ahmed, non Manuel Stewart. Eccolo qua. Insomma, deve fare attenzione. Però l'ha tenuto bene, eh? Non ha fatto una smorfia. Però un buon colpo, ottimo, un buon destro. A freddo poteva anche creare notevoli problemi. Seconda ripresa, Nassim Ahmed contro Vuyani Bungu. Il titolo in palio è quello dei piuma versione WBO. Destro e sinistro di Ahmed. Destro. Sempre guardia molto bassa, praticamente senza guardia Ahmed.
Un bel destro al corpo di Bungu. L'arbitro fa segno a Bungu di alzare la traiettoria del colpo, ma a me è sembrato regolare. Peraltro sono i pantaloncini tenuti molto alti che possono dare questa impressione. Un'altra volta il destro di Bungu trova il viso di Ahmed. Bungu che viene in avanti, però si mantiene a distanza, quindi è difficile per lui arrivare a segno. Non trova il bersaglio Bungu. Ahmed lo stuzzica, lo pizzica. Il destro di Bungu. Fuori misura Bungu. E la conclusione della seconda ripresa, una ripresa che giudico pari. Ahmed gioca sulla distanza, rimane fuori dalla traiettoria dei colpi di Bungu, ma per contro anche lui non è che sia riuscito a mettere a segno un gran numero di colpi. Qualche jab, qualche tocco. Adesso è... Guarda, adesso è Manuel Stewart a parlargli. Fanno un round per uno. Un intervallo ciascuno, sì. E Manuel Stewart aveva detto, dice, io o faccio io l'uomo principale d'angolo oppure non ci sarò. Poi evidentemente si sono messi d'accordo. Ahmed è stato 7 settimane a Tenerife in Spagna, sì. Con Suarez, perché Stewart era con Lennox Lewis. È arrivato solo 3 giorni fa Stewart a Londra. Tarda ad uscire dal proprio angolo Vujani Bungu all'inizio della terza ripresa. Ricordo che siamo in diretta dalla Olympia Hall di Londra per il mondiale dei pesi piuma versione WBO. Difende il titolo Nazim Ahmed, lo sfidante è l'ex campione del mondo dei super gallo, il sudafricano Vujani Bungu. Vujani Bungu in pantaloncini bianchi e pelle scura. Destro di Bungu, stavolta al corpo il destro di Bungu. Sinistro al corpo di Ahmed. Destro di Bungu. Sinistro di Ahmed. Ma il destro ancora di Bungu. Sinistro al corpo di Ahmed. Ahmed
col sinistro Ahmed. Poi il gancio destro di Ahmed. Ancora il destro di Ahmed. Poi il sinistro. E il destro. Toccato col jab sinistro Bungu, poi il sinistro più efficace di Ahmed. Ha sentito Bungu. Il destro, poi il sinistro di Ahmed. Ancora il sinistro di Ahmed. Sempre il sinistro di Ahmed. E la conclusione di una terza ripresa certamente favorevole a Nazim Ahmed. Ahmed sembra aver inquadrato meglio il suo avversario. Ecco qui all'angolo di Bungu che ha, è segnato all'arcata sopraccigliare sinistra. L'impressione, Rino, che i colpi di Ahmed facciano molto più male di quelli di Bungu. Non c'è dubbio. Anche il record lo sa dimostrare. Bungu ha vinto prima del limite solo 19 match su 39. Nazim 29 e mai su contro 33. Gli avversari di notevole livello, certo. Ecco. Insomma, il suo soprannome, The Beast, la bestia, come Mugabe, insomma, non è che abbia un riscontro nella realtà. È la quarta ripresa. Tarda sempre ad uscire dall'angolo Bungu. Nel terzo round si è visto un Ahmed più determinato, più incisivo, più preciso. Tocca col destro Bungu. Lo tiene a distanza Ahmed. Tocca col sinistro Ahmed. Ancora col sinistro. Jab destro di Ahmed. Il sinistro! Il sinistro di Ahmed e crolla al tappeto Guyani Bungu. È finito il match. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È finito il match. Ecco qui, la capriola di Ahmed. In agguato, appena ha potuto colpire col sinistro. Si sono spente le lampadine di Guyani Bungu e non c'è stato niente da fare. Ancora scosso il sudafricano, viene portato di peso al proprio angolo. Non c'è dubbio che insomma, questo Ahmed può essere discusso finché si vuole. Insomma, questo Bungu, tu avevi fatto notare, non ha molte vittorie prima del limite, però non aveva mai perso prima del limite. Due sconfitte e punti lontanissime, tra l'altro una in Italia a Treviolo nel 92 contro Freddy Norwood, che adesso è campione sì. Ai punti in 8 riprese, quindi insomma un fior di pugile di grande esperienza, di solida reputazione, eppure non sono bastato. È stato, diciamo, insomma, dopo
qualche scaramuccia dopo tre round, chiamiamoli così, di studio. Appena già nella terza ripresa si era visto che Ahmed aveva inquadrato meglio il suo avversario, aveva trovato la misura ed il sinistro. Attenzione. Eccoli, è entrato proprio nella guardia. E poi quando si va giù così. E gli occhi? Hai visto gli occhi di Bugno? Quando si va giù così non c'è niente da fare. Eccoli. È la rapidità. La rapidità, io non, cioè è la velocità, insomma, il coefficiente che rende i colpi di Ahmed qualche volta determinanti. Tra l'altro Bungu è famoso per essere un grandissimo stratega della difesa. Eppure... Tra l'altro un pugile che combatte quasi sulla punta dei piedi, riesce ugualmente, di solito insomma si vuole che la potenza venga espressa anche dall'attaccamento dei piedi al terreno. E invece, gambe, e viceversa, certo. Ahmed riesce a essere potente in modo decisivo anche ballando, saltellando. E questa è una caratteristica importante di questo pugile, che non ha riscontro dal punto di vista stilistico, credo, in tutta la storia della box. Io che purtroppo vado indietro negli anni, ecco, non ricordo un pugile con queste caratteristiche. Questo signore è il papà, questo con la giacca grigia, il papà Salem, che a Sheffield aveva un negozio, un bazar di alimentari. Ovviamente adesso se la passa molto meglio. Ecco, qui consolano Bungu, che è molto triste, evidentemente era venuto qui con qualche ambizione. This contest comes to an end as referee Joe Cortez reaches the count of 10. The official time, 1 minute 38 seconds of un minuto e 38 secondi. The winner and still the reigning undefeated 34esimo incontro, 34esima vittoria per Prince Nassim Ahmed, che si conferma campione del mondo, lo si può davvero dire, perché ripeto, la sigla WBO potrebbe anche addirittura essere considerata una quarta scelta nella gerarchia, certo. Però in realtà è il migliore, lui è sicuramente il migliore, ed è anche, si possono discutere i suoi atteggiamenti, certo. Si può discutere la sua personalità. Guardatelo adesso che si bacia i bicipiti, è tutto un programma. Lorino, non per niente anche ai primissimi posti della classifica pound for pound. Ma certo, dei migliori in assoluto, indipendentemente dalla categoria di peso. Non ha modelli, non ha riscontri, proprio è un pugile unico. Beh, dopo qualche prova non, diciamo, opaca, insomma non brillantissima, una vittoria importante. Ma poi sai, quando una conclusione del genere è il corollario di una prestazione che appunto aveva come obiettivo una conclusione di questo tipo. Ecco, ancora in trionfo Nassim Ahmed. Ricordo che in questa bella serata di pugilato abbiamo assistito a un grandissimo match nel quale Mickey Ward ha strappato a Sean Neary il titolo versione WBU dei Welter Junior. Grandissimo match. In precedenza il messicano Ramirez aveva battuto per KO tecnico all'undicesima ripresa Steve Robinson per il mondialino WBO dei pesi piuma, e poi i fuochi d'artificio finali li ha forniti la ditta Nassim Ahmed, fulminando, come qui vedete, il sudafricano Vuyani Bungu, che non era mai stato messo al tappeto nella carriera. Lo ha fulminato al quarto round con un perfetto sinistro. Perfetto per precisione, tempismo, e velocità. Potenza. E anche potenza. Ma queste qualità qui messe insieme danno la potenza. Certo. Molta soddisfazione nell'entourage di Ahmed. Vediamo se ci sarà un'intervista.
Sicuramente, sicuramente. Di solito ne sentiremo la HBO, ho già visto Larry Merchant in agguato. D'altronde la HBO ha puntato su Ahmed, è difficile che puntino su pugili europei e questa volta l'hanno fatto. Sì, la HBO era rimasta un po' scontenta dell'ultima prestazione di Ahmed, come certo, tutti noi del resto. Ovviamente. A Detroit il 22 ottobre aveva battuto ai punti il messicano Cesar Soto e non era stata una buona prestazione. Ma una vittoria limpida per colpa del messicano che ha sì, rinunciato certo, a combattere. Certo, però si pretende dal fuori classe la capacità di risolvere comunque in modo brillante qualsiasi problema. Dietro a Prince Nazim c'è suo fratello, uno dei tanti fratelli. Lui ha quattro fratelli e quattro sorelle e 11 membri della famiglia lavorano per... Eh beh, è una ditta che produce. Che rende anche molto bene. È una ditta che rende, che produce. Adesso baci anche da Michael anche, Buffer. Anche Michael Buffer. Comunque la HBO paga miliardi ogni sua sfida. Questa sfida in Inghilterra invece è proposta in pay per view. Primo match in pay per view trasmesso in Inghilterra è stato proprio un match di Ahmed. Eccolo qui. Well, you know, I've heard all the critics say all this stuff and that about when is Naz gonna box to his best, when is that invincibility gonna come back? Well, quando tornerà la sua invisibilità, dice, dicevano di me, c'erano dubbi intorno a me. Nobody'd ever done that to him, put him down or took him out. Man, he got stretched tonight. Nessuno lo aveva mai messo per terra, questa volta è stato sdraiato. Oscar Suarez trained me like a lion. Dice Oscar Suarez mi ha allenato come un leone. Poi ha nominato subito anche Manuel Stewart per non scontentarlo. Ha tenuto in equilibrio. Well, there's no problem. You see me getting there, deal with the situation and took him out. What have you got to say now? Come on, I've got Che cosa potete dire adesso? Avete ancora dubbi? Now come on. We watch Morales and we watch all of them guys. Abbiamo visto Morales, si riferisce ad Eric Morales che è un pugile che va per la maggiore in questo momento. I said before the weigh-in, you know, before the press conferences, this is going to be my best performance of my career. Questa qui sarà, avevo detto prima, la miglior prestazione della mia carriera. Ce l'ha detto anche a noi. The critics that you mentioned, the pressure to shine tonight. I don't even feel pressure. I don't smell pressure. I don't know nothing about pressure. Dice non so che cosa sia la pressione, dice. Non c'è niente di sbagliato. Dice io posso portare il mondo sulle mie spalle. E allora Allah. Nothing going wrong with my career. You were breaking new ground in that corner tonight. You had Oscar Suarez doing the talking one round, then Emmanuel Stewart the next round. Ah, dice, avevi una ripresa per ciascuno? Sì. Cioè, ha funzionato, lui dice, però quella di avere una volta Suarez e una volta Emmanuel Stewart. The advice I got off Mane was brilliant. I did exactly what they told me to do. I just took my questi time è Emmanuel Stewart inquadrato. The fourth round, nobody has him in trouble like that. Bongo in the fourth round. Now, it's never been stopped before, in fact. Come on now, I want Mr. Dog. I'm not going to call you Curly anymore because I've got no respect for you tonight. I've always, thank you. I've always got respect for you. Dice, io ho troppo rispetto per te per dirti quello che penso. Everybody, right, to say what they said about Bungo before the fight. What a credible opponent. He's picked a very great guy. Avevano detto tutti che aveva grande credibilità il mio avversario. Tutti hanno speso molte parole di elogio per lui. What have they got to say? Come on, give it up for the prince, give it up. I think what they've got to say, I think now, Naz, is they'd like to see you fight Eric Morales this August. Vogliono che tu combatta contro Eric Morales. Io, dice, amerei loro. I would love to fight Eric Morales. Take my time and then take somebody out with a straight left hand, clean, cold, stretch. C'è un bel sinistro che lo lasci fermo, freddo, immobile. After leaving the Sheffield camp with a new setup, do you think now you're through that transition phase and moving on to a different level again? I think I'm through that, but you know I've still got a lot to learn. I've still got a lot to do. Ho ancora molte cose da fare, dice ancora. Finished training me.
in the slightest in what he's got to teach me. I've got loads of stuff more to learn. Manny Stewart's got loads more to teach me. And I'm ci sono ancora molte cose che Manuel Stewart può insegnarmi. I want to say a big happy birthday to Omara. She's so beautiful. Eid Mubarak. And Eid Mubarak to everybody who's out there who's a Muslim. What can I say? And I want to thank my gli auguri a un suo amico arabo che compie gli anni. Happy birthday. Manny Stewart, my brother Nabil, the whole of the camp, Maxi Muscle, Adidas, respect. I want to tell all the kids out there that all the kids out there that who's going to start wearing Adidas, feel the force. Well done tonight, Naz. Bene, abbiamo sentito questo discorso, perché non è un'intervista, è un discorso al mondo. Discorso di Nazim Ahmed non è certamente un modello di modestia, però insomma quando un pugile riesce a chiudere in questo modo un incontro di questo tipo ha anche, può permettersi di farlo. Chiudiamo qui questa nostra diretta dalla Olympia Hall di Londra.